Il Napoli travolge l'Udinese, 4 gol in trasferta, una gara pressoché perfetta e vola in testa alla classifica da solo, ne parliamo. Buongiorno amici marziani, tifosi del Napoli all'ascolto, ben ritrovati da Massimo D'Alessandro. È un martedì particolare, gioioso quello che stiamo vivendo da queste parti dal punto di vista sportivo, si intende. Mi sono anche vestito d'azzurro, ben ritrovato anche a Mario Palligiano che cura la parte tecnica di questo programma, avanti insieme fino alle 14. Saluto e ringrazio Raffaele Auriemme, Andrea Falco, vi hanno accompagnati nella prima ora di informazione sportiva targata Radio Marte. Noi dalle 13:30 in poi daremo largo spazio anche alle vostre opinioni, alle vostre domande, ove mai ce ne saranno, perché scatterà intorno alle 13:30 e non subito il filo diretto con Antonio Giordano, inviato del Corriere dello Sport, che ieri era al Friuli, ha raccontato per i lettori del Corriere questa vittoria davvero rotonda, splendida. Io non so, vorrei magari col vostro aiuto, magari via WhatsApp potete dare il vostro contributo al 339-666-9990, definire la partita perfetta. Cioè, qual è una partita perfetta? Perché per me una partita in cui contro una squadra a casa sua che non aveva mai perso finora in campionato, una squadra in forma, riesci a fare il 61% di possesso palla, a fare 18 tiri verso la porta avversaria, 4 gol, a subirne 0 tiri nello specchio della porta, addirittura concederne uno soltanto alla squadra avversaria. Insomma, se non è partita perfetta, secondo me poco ci manca. Pasquale Tina in diretta con noi per aprire questo appuntamento con Marte Sport Live. Caro Pasquale, buongiorno. Ciao Massimo, buongiorno. Me la definisci la partita perfetta? Guarda, per me partita perfetta se batti però magari un avversario, una diretta concorrente per un traguardo, poi vedremo quale sarà, sia la Juve, il Milan e l'Inter. Forse solo per questo non utilizzo quell'aggettivo, ma è stata il una tenore dell'avversario, il tenore dell'avversario, ci sta questo effettivamente. Però il Napoli veramente cioè ha offerto nell'ultima settimana, secondo me, delle prestazioni, al di là dei risultati, delle prestazioni in crescendo. Questo secondo me è il dato più confortante. Sì, io credo che ci sia stata una crescita in consapevolezza dopo il pareggio di Leicester, perché quella è una partita in cui tu in passato 8 volte su 10 o anche 9 volte su 10 sarebbe stata la partita dei rimpianti, la partita in cui magari accorciavi anche le distanze, però avremmo parlato poi per giorni delle occasioni fallite, di quel quid che è mancato, insomma, per agguantare il risultato, riuscendo quell'impresa, perché comunque rimontare 2 gol in pochi minuti non è facile. Secondo me il Napoli ha acquisito consapevolezza, l'ha dimostrato ieri con l'Udinese, 20 minuti di studio in cui l'Udinese chiudeva gli spazi, ha provato insomma con la difesa a 3 che diventava a 5, con Pereira che si allargava sulla fascia e di lavorare con Pussetto a mettere in difficoltà il Napoli. Poi il Napoli ha preso il comando della partita e non l'ha lasciato più, perché è stato un monologo. No, il Napoli dopo il primo gol, l'Udinese è partita bene, aveva con l'aggressività creato dei problemi al Napoli, che però di qualità ne ha tante, se ne è visto in occasioni, si è visto questo in occasione del primo gol a cui l'Udinese praticamente non ha avuto la forza di reagire, no. Anche perché poi il Napoli si è esaltato, e questo è un pericolo secondo me che tutte le avversarie, intendo, perché una squadra che ho la sensazione che si diverte giocando, secondo me non. Sì, non poi non c'è più quel possesso che del Napoli a volte in queste partite diventava sterile, perché hai il controllo del pallone, però appena poi verticalizzi e quindi sei pericoloso. Quindi questo è un dato molto importante. Il primo gol del Napoli, che nasce da un contromovimento di Insigne che secondo me è favoloso, è da un lancio di Mario Rui perfetto, vuol dire che insomma tu le studi, le provi queste situazioni, perché è una squadra che appena può verticalizza e mette in difficoltà l'avversario. Certo, ma proprio grazie alla qualità dei suoi interpreti. Pasquale, non c'è però da rallegrarsi troppo, meglio, i tifosi fanno bene a godere di questo Napoli primo in classifica, ricordiamo, con 2 punti di vantaggio su quelle che secondo me rimarranno le avversarie fino alla fine, vale a dire Inter e Milan. Poi
più giù a quota 9 ci sono Roma e Fiorentina, poi Lazio, Atalanta, Udinese e Bologna a quota 7, perché c'è il turno infrasettimanale alle porte. Il Napoli chiaramente lo gioca giovedì pomeriggio alle 18:30 contro la Sampdoria, che è una buona squadra quest'anno. Qual è il programma? La squadra è già in campo, Spalletti ha cambiato allenamento, doveva essere nel pomeriggio, però la squadra si è allenata la mattina, quindi credo insomma che stia per finire l'allenamento. Deve valutare un po' le forze, perché se dovessimo guardare la prestazione di ieri potremmo dire insomma che nessuno andrebbe cambiato, però c'hai la partita giovedì, c'è la partita domenica col Cagliari di Mazzarri, che sarà un'altra partita molto dura, perché il Cagliari con Mazzarri cambierà marcia, e quindi qualcosina secondo me devi cambiare. A me viene in mente dei rischi, che magari potrebbe avere una chance al primo minuto, anche Lozano che ieri ha segnato potrebbe avere una chance al primo minuto, va gestito il ballottaggio Rachmani-Manolast, perché è chiaro insomma che anche Manolast tornerà tra i titolari, certo. Però adesso puoi contare su un'alternativa che è andata in fiducia e che come Rachmani quindi è importante, perché di fatto giri tre centrali e non due, quindi credo qualche cambio ci sarà, e poi qualcun altro lo farà domenica con il Cagliari, ma non penso a stravolgimenti, perché abbiamo visto ieri è anche difficile tenere fuori qualcuno, perché io ho parlato di Lozano, però anche Politano ieri ha fatto una grande partita, gliene va reso merito, gliene va dato merito, perché sta giocando veramente bene. È chiaro che quando hai due giocatori nello stesso ruolo di quel livello li devi anche un po' alternare, perché sono tutti e due fondamentali. Pasquale, grazie, ci sentiamo stasera. Grazie a Pasquale Tina. Il capitano Peppe Bruscolotti sull'altra linea. Capitano, buongiorno. Ciao, buongiorno. Napoli che torna in solitario in vetta alla classifica. Ma soprattutto, ecco, è vero, proprio un grande Napoli ieri a Udine. Grande Napoli, sì, ieri ha dimostrato veramente di star bene. La squadra in crescita, quindi ci sono tutti i presupposti per far bene. Senti, ma Rachmani come un giocatore con una convinzione francamente molto diversa da Rachmani timido, impacciato, a volte anche catastrofico, ammirato purtroppo l'anno scorso. Come te la spiego questa trasformazione, evoluzione? L'anno scorso è entrato in un momento particolare, quindi ha pagato un po' quel suo momento suo particolare, però dopo, quando ha avuto continuità, ha fatto vedere di essere un buon giocatore. Quindi è chiaro che non si scopre niente, insomma a me piace tanto, e quindi sicuramente sono elementi che ti possono dare tantissimo, e specialmente poi in questa alternanza, perché quando capitano questi periodi di ogni tre giorni c'è bisogno di un certo numero, perché poi ti consentono pure le varie sostituzioni, più i cambi che fai, quei cambi iniziali, quindi diciamo che usi più di mezza squadra insomma nella seconda parte della gara, e quindi chiaramente chi c'ha una panchina così sicuramente ne trae benefici. Insomma, Napoli c'ha giocatori in alcuni tanti ruoli, sono dei doppioni, però tutti validissimi, che meritano di giocare, però come dicevo prima, giocando spesso insomma si possono alternare, quindi può avere sempre più freschezza. Senti, ma dal punto di vista tecnico, no? delle qualità, delle doti, insomma tu capitano, giusto un po' un filo te ne intendi, e considerando i tre giocatori a parità di condizione fisica, quindi tutti e tre che stanno bene, qual è la coppia migliore, Koulibaly-Rachmani o Koulibaly-Manolas secondo te? Ma a me piace Rachmani per quello che sono, il mio modo di vedere, poi veramente l'allenatore, beh, certo, ce li ha durante la settimana, li vede bene, sicuramente ne sa più di me. Senti capitano, ma so che aria tira dalle tue parti da ieri, dal fischio finale della gara di Udine, che un po' francamente ce l'ho, la temevamo, no? Un po' per la insidiosità del campo. Udinese è comunque una squadra che almeno fino a ieri pomeriggio stava bene, era messa bene, non aveva ancora perso una partita, un campo tradizionalmente ostico, c'era pure il fatto che il Napoli
talvolta ci aveva abituato a mancare negli appuntamenti tra virgolette decisivi, sottolineato che chiaramente a settembre di scudetti e di coppe non se ne assegnano, però c'è quell'aria lì, capitano, non mi fare dire cose fuori luogo. No, quell'aria lì è ancora lontana, perché ci sono cambiamenti atmosferici, quindi bisogna superare tutte le intemperie, ecco. Quindi oggi come oggi bisogna vivere ancora questo scorcio di estate che è bellissimo per il Napoli, e quindi andare avanti così. Il fatto che si sia parlato proprio di questo Denise 3 giorni fa, che con insistenza che c'erano state problemi a giocare a Udine, perché tante volte il Napoli appunto era scivolato, e quello secondo me è stata anche un'ulteriore dimostrazione di quello che la squadra ha messo in campo, cioè sapendo che il Napoli aveva avuto dei problemi nel passato, è arrivato proprio con un convincimento strabiliante, perché diciamo la verità, l'ha stracciata ieri. Mamma mia, impressionante davvero. Speriamo di impressionarci ancora, capitano, ci risentiamo, grazie. Grazie a voi, buona grazie, giornata. Grazie al capitano Pepe Bruscolotti. Ci fermiamo, un pizzico di pubblicità, poi in diretta con noi Maurizio Pistocchi. Potete scrivere al 339-666-9990 e poi apriremo le linee con Antonio Giordano, inviato del Corriere dello Sport, nostro talent, e dalle 13.30 in poi potete anche chiamare allo 081-6363-63. Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight. E allora eccoci tornati in diretta. Soltanto 10.000 euro di multa inflitti all'Udinese per avere i suoi sostenitori ieri nel corso del secondo tempo intonato cori insultanti di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria. Così deciso il giudice sportivo Gerardo Mastandrea. Vi ricordate quando si interrompevano le partite, queste robe qua? Vabbè, tutta acqua passata. Allora, Maurizio Pistocchi in diretta con noi. Caro Maurizio, buongiorno. Ciao, buongiorno, ben ritrovato. Da queste parti è davvero un buongiorno, perché fa caldo, c'è il sole e sono caldissimi i cuori dei tifosi. Soprattutto, ecco, Maurizio è su un treno, ci aveva avvertiti, adesso vediamo di recuperare il collegamento telefonico. Intanto già diversi WhatsApp al 339-666-9990, scrive questo amico, si chiama Enzo di San Felice: a mio avviso è stata partita perfetta per l'intesa tra Rui ed Insigne, che ha portato al primo gol che ha sbloccato la gara, lo ricordava anche Pasquale Tina. Abbiamo ritrovato il collegamento con Maurizio Pistocchi. Maurizio, ci sei? Sì, ecco qua. Dicevo che ci avevi avvertito che sei su un treno, e tra l'altro ti porterai in città, perché stasera parteciperai come ogni lunedì al Bello del Calcio su Canale 8. E Maurizio, dicevo, da queste parti grandissima gioia, ma soprattutto consapevolezza anche dell'ambiente. Quest'anno il Napoli può dire la sua, non solo per la Champions League, per l'appiazzamento Champions League intendo. Ma guarda, diciamo che se il programma di partenza del Napoli di quest'anno era la qualificazione alla Champions, poi nel corso della settimana sono successe due cose importanti. La prima è stata l'ottima prestazione sul campo dell'Leicester, una squadra che non è mai facile da affrontare, perché ha delle qualità sia fisiche che tattiche importanti, perché gioca molto bene negli spazi, molto pericolosa. Il Napoli ha regalato 2 gol, ma è stato capace con grandissima personalità di rimontare, ma non solo. Io ho seguito la partita naturalmente, e è stato superiore all'Leicester nei 90 minuti, e questa è stata la prima indicazione molto importante. La seconda indicazione molto importante è arrivata a Udine, dove ho visto veramente una squadra forte, ma forte in tutte le sue connotazioni, forte mentalmente, forte fisicamente, forte tatticamente. Quindi a questo punto, come sempre succede, naturalmente ci sarà grande entusiasmo nella tifoseria, certo, e qualcuno farà il solito titolo Napoli sogna. Ma qui, come dice un noto venditore, televenditore, non sogni ma solide realtà, e che Napoli è una solida realtà.
è una realtà di campo, è una realtà di gioco, è una realtà agonistica. Devo dire che ne avevamo parlato anche in estate, avevo espresso dei pareri molto favorevoli, ti ricorderai, alla gestione di Spalletti, e sono molto soddisfatto del lavoro che è stato fatto. Ieri per esempio il Napoli ha fatto delle cose per mettere in difficoltà l'Udinese, fatte veramente molto bene. Se voi pensate ai due esterni del Napoli, che sono stati sempre altissimi, Politano e Insigne, per costringere i quinti della difesa dell'Udinese a stare bassa, a stare bassi. E l'azione del primo gol è stata proprio un'azione di calcio, nel senso che Elmas ha fatto un movimento per attirare sull'interno Molina ha perso di vista in quel momento Insigne, si è filato in porta e poi Osimhen ha ribadito in gol. Insomma, se vogliamo certamente così, anche il gol di Rachmani, no? Da calcio da fermo viene, quello evidentemente uno schema provato, certo, e riprovato. Certo, questi sono schemi, questo è lavoro del campo, questa è organizzazione, questo non è improvvisazione. A volte noi sentiamo dire che nel calcio l'unica cosa che conta è vincere, no? E la vittoria autorizza tutto, cioè chi vince di solito è un genio, è più furbo degli altri, a volte diventa anche bello, ma in realtà la cosa importante è come si vince e quindi avere uno stile. Il Napoli ha dimostrato di avere uno stile e questa è una bellissima indicazione in vista del proseguo del campionato. Certo, sono appena 4 giornate, quindi non bisogna fare dei voli pindarici, bisogna stare lì con la testa sul campo, l'ambiente deve circondare la squadra di un affetto come ha sempre fatto, ma un affetto anche distaccato, nel senso che non bisogna mettere troppa pressione sulla squadra, però ripeto, dopo 4 giornate sono in testa alla classifica e risultati sicuramente molto importanti, tutto ciò è molto positivo. Maurizio, io starei, come lo sai bene, per ore a parlare di calcio e di Napoli con te. Un'ultima domanda prima di lasciarti al tuo viaggio direzione Napoli, però te la devo fare sulla Juventus, che se la passa davvero male in questo momento in zona retrocessione a 2 punti. A me francamente sorprende che nessuno nei vari salotti televisivi, radiofonici, in varie analisi che ho sentito, nessuno si è permesso di dire che Allegri dovrebbe essere messo in discussione per il lavoro che in quest'estate fino a questo momento ha fatto in questa stagione qui, perché i risultati sono abbondantemente al di sotto delle aspettative. Come ti ho detto prima, il vincitore e Allegri si sa, altro è uno che ha vinto tanto, non ha neanche bisogno di parlare a volte, nel senso che ha un'aurea di infallibilità che lo rende al di sopra. Per me invece, che è molto importante lo stile nella vittoria, la discussione su Allegri è una discussione corretta. Le sue squadre hanno sempre avuto un'impostazione particolare, con squadre che giocano molto bene in contropiede, che hanno delle difficoltà nella gestione della palla. Addirittura in un'intervista programmatica di qualche settimana fa la Gazzetta dello Sport, proprio a me mi era testualmente detto: noi abbiamo giocatori per giocare in contropiede, quando costruiamo corriamo dei rischi, ma chi costruisce corre sempre dei rischi. Certo. L'architetto che fa il bosco verticale a Milano corre il rischio che questa opera non sia capita e che non sia apprezzata. Tutti quelli che creano qualcosa corrono dei rischi. Ovviamente è un momento di grande difficoltà, ma a mio modo di vedere ha le forze, ha l'abitudine, ha il carattere per riuscirne. Certo, 10 punti di distanza per salvarsi, intendi? Insomma, la mia è una battuta, però voglio dire, mica intendi per ritornare in zona altissima della classifica per lo scudetto? Ma guarda, secondo me la Juve può infilare una serie di vittorie che la possono riportare vicino al terzo della classifica, però è chiaro che 10 punti di vantaggio dopo 4 giornate sono tantissimo. Cioè sono già 3 partite, cioè il Napoli dovrebbe perdere 3 partite e dovrebbe vincere tutto. Insomma,
credo che sia abbastanza difficile rimontare 10 punti dopo 4 giornate. Detto questo, la cosa che mi ha più imbarazzato è stata la conferenza stampa post partita, perché non puoi buttare addosso la croce ai giocatori, soprattutto se li hai fatti entrare tu. Certo. Chi è che ha fatto entrare Kulusevski in chiesa? Che è stato lui. E quindi diciamo che il discorso che ha fatto nel dopo partita dimostra che sta perdendo un po' il controllo della situazione. C'è anche quell'audio, no, rubato all'uscita, diciamo all'imbocco degli spogliatoi a fine partita l'altra sera, insomma è così, sta scaricando, sì, tutta la responsabilità sui giocatori. Campo non mi meraviglia per niente, cioè sono cose che succedono a centinaia su tutti i campi. Quello che invece mi ha meravigliato è la gestione pubblica della situazione. Certo, certo. Cioè, ripeto, dice non ho sbagliato per i cambi, dovevo far entrare i giocatori più difensivi, ma alla Juventus aveva già in campo Alessandro, Bonucci, Chiellini, Danilo, Bentancur, Rabiot, non è che avessi in campo dei giocatori non difensivi. Il problema secondo me è che Allegri a quel punto della partita ha messo dentro Chiesa e Kent, che volevano cercare il secondo gol giocando in contropiede, perché sono giocatori molto forti negli spazi. Ma ripeto, la situazione può sembrare gravissima e sicuramente il tifoso juventino sarà perplesso. Ripeto, la Juventus ha la forza per uscire da questa situazione. Vediamo. In questa situazione si vedranno un po' anche quelli che sono le capacità di Allegri. Quando l'altra volta il Napoli, la Juve nel 2015-2016 si trovò addirittura a meno 11 dalla Roma capolista, intervennero i calciatori, ci fu un briefing nello spogliatoio con i giocatori più esperti, la Juve tornò a giocare 3-5-2 recuperando le conoscenze imparate con Conte e vinse il campionato. È probabile che anche questo. Beh, anche la Juventus allora fece un filotto di 25 vittorie e un pareggio e vinse con 9 lunghezze di margine nello scudetto, ma i miracoli accadono solo una volta, tranne che qui a Napoli con San Gennaro è caduta la linea di Maurizio Pistocchi, lo salutiamo, poi tra l'altro avrò la fortuna di condividere stasera il salotto del Bello del Calcio alle 20.40 su Canale 8 questa sera, appunto con Maurizio Pistocchi, ospiti Claudio Mercurio e Massimo Capotti. Dobbiamo fermarci, c'è la pubblicità, poi è anche lui su un treno di ritorno invece da Udine, l'inviato del Corriere dello Sport Antonio Giordano, con lui apriremo le linee, quindi 081 6363 il numero giusto da chiamare. A tra poco. Marte Spotlight. Marte Spotlight. Allora, eccoci tornati in diretta 35 minuti dopo le 13. Massimo D'Alessandro che vi parla, Mario Palligiano a curare la parte tecnica del programma al di là del vetro e a rispondere alle vostre chiamate, perché da questo momento potete telefonare allo 081 6363 6363 se avete voglia, come ci auguriamo, di partecipare attivamente al filo diretto con Antonio Giordano, inviato del Corriere dello Sport. Caro Antonio, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, la prima volta della tenuta della linea, perché sono in treno. Ecco, è la prima volta. Stavo dicendo che di martedì abbiamo un appuntamento fisso e molto apprezzato i nostri ascoltatori, quello con te, con il filo diretto con te, che non ti becco a pranzo a tavola. No. Stai mangiando pure sul treno? No, sono no, perché sennò era orario di competenza sul treno, non si Senti, caro Antonio, qui c'è una grandissima allegria in città, una consapevole frenesia calcistica che avvolge tutta la nostra meravigliosa città. Dopo un 4-0, ma che è venuto come è venuto, diciamo pure che ci sta, guardando anche la classifica. No, soprattutto poi dopo il 2-2 di Leicester, che certo, non va dimenticato, ha dato, come dire, l'impressione di una autorevolezza che si poteva perdere poi a livello abbastanza nettamente. Ieri il Napoli è andato oltre, ha fatto una partita strepitosa, ha dato un calcio accattivante, meraviglioso, bello, pieno di tante cose, pieno soprattutto, devo dire, della mano di Spalletti,
in quelli che possono sembrare dei dettagli, ma non lo sono assolutamente, perché significa che intanto lavoro, già tanto, c'è poi anche poi una ricerca della perfezione e della diversità, una posizione veramente di gran livello. Me ne ha ricordata una che faceva fare Viciani negli anni 70, sempre giocata sui triangoli, un po' diversa ovviamente con dei movimenti, ma insomma sono cose che quando le vedi ti rendi conto che arricchiscono ulteriormente il lavoro di una squadra e quindi quello dell'allenatore. Allora, Emiliano ci scrive: oggi niente pasta e patate o lenticchie, tramezzino italo per Giordano. Ragazzi, non è male. È un brutto momento. Andiamo, no, è un bel momento. Allora, di corsa al telefono, Raffica, mi raccomando, una domanda per Antonio Giordano, brevi perché siete tanti, ma i troppi. Cominciamo da Marco. Buongiorno. Buongiorno. Ciao. Buongiorno. Ciao. Allora, io parto dal pensiero che Napoli ormai è una città che ne ha vissute tante, dobbiamo tenere i piedi ben saldati a terra. Noi scopriamo l'acqua calda che il signor Spalletti è un grande allenatore, perché figura non c'è bisogno dei professori del piffero, però voglio fare i complimenti al professor Sinatti, che nessuno l'ha nominato ancora. Ragazzi, guardate che la preparazione che ha fatto il Napoli a secco, i giocatori, la tenuta che tengono i giocatori del Napoli, l'anno scorso non la tenevano, 2 anni fa non la tenevano. Diciamo anche un'altra cosa. Hai ragione, Sinatti, un ritorno secondo me importantissimo. Vado ad Antonio Giordano chiedendogli appunto un commento a quanto detto l'amico Marco. Aggiungiamo però che ad esempio l'anno scorso il Napoli questa preparazione in pratica non la fece, ma come tutte le altre squadre, per questa maledettissima storia del Covid. No, giusto. Poi quando fai dei risultati c'è sempre una combinazione di fattori, tra cui quello di una preparazione atletica che sta dando immediatamente dei risultati, quindi sì, Sinatti è stato un gran bel ritorno, riportato un po' indietro nel tempo al Napoli, al primo Napoli di Sarri, insieme a Calcio. Esatto. E quindi giusto segnarne i meriti. Ancora al telefono Luigi, buongiorno. Buongiorno a tutti ragazzi, buongiorno signor Giordano. Vabbè, pure il signor D'Alessandro, vai Luigi, bravo. Volevo bravo. Fare una domanda. Allora, io sono tifoso juventino. Aia, perché io parlo sempre con Auri e Mettizio Razzi in prossimo. Invece è bello parlare delle squadre avversarie del Napoli, però ho visto un Napoli, un grande Napoli ieri. Veramente un grande Napoli, però io dico una cosa: è vero che Napoli sta giocando bene, vorrei un parere dal signor Giordano, però non ci dimentichiamo che i ragazzi Koulibaly, Agüissà e Osimhen dovranno andare a fare la Coppa d'Africa, quindi quella è la spina dorsale del Napoli. Vabbè, quindi voi sperate in quello. Vabbè, no, ti saluto. Non è che sei juventino allora devi avere un trattamento diverso. Devi essere stringato perché diamo spazio anche agli altri. Vabbè, ti faccio rispondere da Antonio. Grazie Luigi. Antonio. Ma dato che il Napoli lo sa che da gennaio passerà delle prossime settimane, credo che si sia portato un po' di lavoro avanti e sta facendo dei punti che potrebbero, come dire, servire per anticipare l'eventuale periodo d'emergenza, al di là di queste fattiture. Lo sappiamo, il calcio di oggi è così, lo devi inserire dentro al preventivo un rischio della Coppa d'Africa, vale per tutti, né poi le carte di andare a prendere i giocatori che arrivino dall'Edis e poi se li scopre sono con. Antonio, non ti sentiamo benissimo, non so se l'auricolare o il treno, la posizione, ci riproviamo? Antonio, mi senti? No, allora recuperiamo il collegamento con Antonio Giordano tra qualche istante. Gino ci scrive via WhatsApp: ieri Mario Rui ha fatto intendere che forse il terzino non è un problema per il Napoli. E ancora c'è una domanda da parte di Salvatore Lodato che dedicava dei treni come Antonio, per cui gliela girerei subito appena tornerà in linea, cioè ora. Antonio, ci sei? Io ci sono. Ecco, allora Salvatore Lodato, capo dei treni, ti chiede che ne pensi dei cori di ieri a Udine tu c'eri e quale sarebbe la soluzione, detto che ribadiamo che il giudice sportivo ha comminato 10.000 euro di multa soltanto all'Udinese. Ma io continuo a pensare che sia ingiusto
punire le società. Non credo che ci siano responsabilità sull'idiozia della gente. Sono cose vergognose che ancora capitano, ma siamo ancora qui a chiacchierarne e dobbiamo chiacchierare ancora, perché altrimenti il silenzio alimenta queste voci fuori dal coro che sono, appartengono a una serie di deficienti civili da... Ma arrivavano solo da un settore, quello più caldo e la curva... Sì, arrivavano solo da un settore. Immaginavo. Io non so se sia possibile intervenire su come dire, i frequentatori del settore, ma oramai si può fare tutto, cioè tanto che io e te stiamo al telefono, ovviamente. Certo. Stiamo al telefono perché ci controllano, ci sono i biglietti che sono nominativi, i 10.000 euro ripaghi quel settore, tutti indistintamente, così al prossimo coro del deficiente che sta a fianco a me gli dico di tacere, perché mi sono stufato di pagare anche per conto suo. O qualcosa che possa essere più serio, visto che è possibile anche evitare di entrare agli stadi, chi stava dentro risulta dagli archivi, risulta dai computer. Chiarissimo. Torniamo al telefono. Paolo in diretta con noi. Paolo, buongiorno. Buongiorno a voi tutti, Paolo da Modena. Ciao, volevo Paolo. Fare una considerazione e volevo sapere il parere del dottor Giordano. Io sento parlare molto, oltre che ai tifosi, ma soprattutto ai detti lavori, che Napoli quest'anno è la stessa squadra dell'anno scorso. Secondo me è un grande errore. Uno, perché abbiamo comprato un giocatore last minute, secondo me fortissimo, che si chiama Gustavo. Abbiamo un asse che è un altro giocatore rispetto a quello che abbiamo comprato 3-4 anni fa, infatti era richiestissimo a un asse, e abbiamo soprattutto il manico, Spalletti, e che manico. Cioè, quindi secondo me non è la stessa squadra dell'anno scorso. Volevo sapere il parere da dottor Giordano. Ciao, grazie, ciao. Io non ho sentito niente, Massimo, perché mi è... No, lui in effetti, l'amico ascoltatore, contesta quelli che dicono ma Napoli non si è rinforzato, perché insomma, quello che abbiamo commentato molte volte anche qui, ci sono i giocatori al di là di Anguissa, cioè ad esempio un As, sì, che ma effettivamente il mercato è stato un mercato di... Abbiamo riperso Giordano, ne approfittiamo, pubblicità, e poi riprendiamo il filo diretto. A tra poco. Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight. Allora, eccoci tornati in diretta, ultima curva di Marte Sport Live del mattino. Gilda ci scrive: ma che carini questi juventini, addirittura si preoccupano per noi che perderemo pezzi importanti a gennaio. Sono quasi commossa, ricambio la carineria e consiglio loro di indossare un bel cappotto pesante per evitare malattie da raffreddamento in cui potrebbero incorrere stazionando a quelle basse temperature a cui non sono abituati. Un abbraccione. Non male il messaggio di Gilda. Antonio Giordano, sei ancora in treno? Sì, ce n'è ancora un po'. Allora, non è il treno per Yuma, non no, è il treno dei desideri. Allora è per Cava, è il treno dei desideri. Ma non abbiamo fortuna per... Lo so. Sei il treno dei desideri dei tifosi del Napoli, sappiamo in che direzione viaggia, e allora noi torniamo al telefono. Ha chiamato lo 081 636363 per sperare di parlare con Antonio Giordano, gallerie permettendo, l'amico Luigi, che andiamo a salutare, a conoscere. Buongiorno Luigi. Ciao, buongiorno Massimo. Ciao, buongiorno, ciao, pure ciao, Antonio. Luigi. Ciao. Niente, volevo dire la mia sul fatto dei cori allo stadio, dei cori razzisti. Eccoci. Che stanno, sì. Volevo dire, i cervelloni che stanno al palazzo, invece di combinare sempre le solite multe che non servono a niente, anzi vanno sul bilancio delle società, dare un punto di penalizzazione in classifica alla squadra che ha la responsabilità oggettiva, in quanto le tifoserie organizzate si organizzassero ad avvisare gli altri che sugli stadi non si fanno certe cose. Capisco il tuo ragionamento, che in parte è condivisibile, ma il discorso sarebbe lungo, anche quello di andare a
penalizzare direttamente le società con dei punti in classifica, sarebbe questo un senso. Punto, io ti dico un punto, comunque i tifosi fanno parte della società. Ecco, allora se ad esempio, lo dico per dire, giusto per fare un esempio, non voglio scendere nei dettagli della questione, ad esempio se per le intemperanze di tifosi del Napoli all'estero avessero tolto il pareggio, il punto del pareggio al Napoli giovedì scorso, saremmo dovuti andare a vedere ma chi è che per primo ha provocato, chi ha fatto questo, chi ha fatto quell'altro. Non se ne esce più. Ci sono le benedette telecamere, ma non se ne esce più. La soluzione. La soluzione, l'unica soluzione possibile è che tutti quelli che hanno occupato un settore, indistintamente, chiaro, in maniera non proprio precisa, vengano penalizzati non potendo entrare allo stadio nella partita successiva. Credo che la penalità gliela puoi dare per una giornata, non per tutto il campionato. Magari per una giornata già sarebbe interessante. Un punto pesa sulla classifica della società e in quel caso la società diventa vittima di quei tifosi, ed è un cane che si morde la coda. In quel caso si responsabilizzano i tifosi stessi a dire ma non è detto che sia così, ma perché tu sei convinto che tutti quelli che vanno facendo guai in giro per gli stadi gli esterni degli stadi in Italia e in Europa siano proprio così tifosi? Quelli non sono tifosi, con quelli che fai. Ti saluto, caro amico, nel frattempo abbiamo trovato di nuovo un giusto e corretto collegamento dal punto di vista tecnico, intendo, con Antonio Giordano. Antonio, ci sei, vero? Ecco, questo, Antonio, ci sei? No, non c'è. Allora, il tema dei cori lo affronta anche via WhatsApp l'amico Giovanni, che scrive: mi chiedo se il sistema utilizzato da Napoli per scoprire chi cambia posto rispetto al biglietto non possa essere usato anche da tutte le società per punire gli artefici di questi cori beceri. E ancora allora non riusciamo a ricollegarci con Antonio, vero Gigi? Allora ci ascoltiamo Spalletti, aspettando di nuovo Antonio Giordano. Ci ascoltiamo Spalletti, l'allenatore del Napoli, era intervistato al termine della partita dai colleghi dei DAZN. Sentiamo Spalletti al termine di una serata in cui appunto siete primi in classifica da soli, vincete 4-0, segnate un gol su uno schema evidentemente provato. Qual è la cosa che più la soddisfa? La prestazione della squadra, come è stata in campo, con la personalità che ha avuto e l'atteggiamento, la ricerca per tutti i minuti di fare cose fatte in maniera corretta. Se è vero però nel primo tempo, nel secondo più rilassato, cos'è che ha fatto meglio forse nella ripresa al suo Napoli? Ma eccetto il primo quarto d'ora, i primi 20 minuti dove siamo andati troppo a tentare di sfondare senza creare prima questo palleggio che gli facesse perdere un po' di ordine, perché all'inizio è stato così, siamo andati ad aprire a destra e a voler finire a destra, aprire a sinistra e a voler finire a sinistra senza riportare la palla per poi far abbassare l'Udinese. L'atteggiamento è stato costante, ecco. È chiaro che dentro questo atteggiamento poi ci vogliono queste giocate qui, come quella di Insigne, che da 25 metri fa un pallonetto col portiere in uscita e riesce a metterla dentro. Ci vuole il gol di Lozano, ci vuole la personalità di Koulibaly, anche se è un difensore, ogni volta va davanti crea dei problemi devastanti a causa del suo livello di personalità. E poi però la squadra ha giocato un buon calcio. Come vedi il futuro della tua squadra? Cioè, voi pensate di poter arrivare ad una mentalità per vincere lo scudetto, o piano piano, un passo alla volta, cercare di anche creare un ambiente che ci possa credere e arrivare in alto? Come sei cattivo, come spingi subito. Il discorso è di vedere poi che livello di calcio e quante volte saremo bravi a riproporlo, il livello di qualità di calcio, il livello di consapevolezza di squadra. Poi il campionato è talmente lungo, ci sono talmente insidie, però è chiaro che la squadra ha qualità tecniche, ci manca qualcosa, però poi ha anche una rosa competitiva dove si può andare a creare delle sostituzioni mantenendo il livello di squadra intatto. E poi il duro
durare nel tempo, la lunghezza del tempo di quante partite riuscirai a fare a questo livello qui che fa la differenza. Ci sono squadre fortissime, perché poi il Milan è attrezzatissima e ha questo gioco ormai che viene dall'anno scorso e lo ripropone tutte le volte. L'Inter, nonostante un paio di cessioni, però hanno lavorato molto bene come società, l'hanno ricambiate queste pedine con altrettanti calciatori forti, e si vede come sta in campo la forza del centrocampo dell'Inter. E la vostra grande forza qual è? La nostra forza è prima di tutto questo ambiente dove, come detto prima, ci sentiamo assediati da questo amore per questi colori e per questa squadra, e se riesci a coinvolgerli e si autoalimenta e diventa anche forza per i calciatori. Poi è chiaro che abbiamo dei calciatori di qualità, perché Osimhen è bravissimo ad andare in campo aperto da solo, abbiamo questi attaccanti esterni che nell'uno contro uno sanno far valere le loro qualità, per cui la squadra è sicuramente forte, come dicevo io all'inizio, però la strada è lunga e ci sono delle squadre fortissime. Noi siamo forti per ora, però ci sono delle squadre fortissime. Luciano, abbiamo fatto vedere che Osimhen è bravo anche quando gli date il pallone sui piedi, abbiamo fatto vedere un paio di situazioni, è bravo anche a gestire qualche pallone Osimhen nel traffico. Sa far tutto. Gli manca un po' di qualità tecnica nello stretto, ma quando giochi in campo aperto poi fai fatica a prenderlo, sì, quello sì. Hai trovato questa sera, hai avuto la conferma di avere una coppia in più in difesa, cioè Rachmani mi sembra che stia crescendo al di là del gol, e forse lì magari avevi bisogno, vista la partenza un po' così così di Manolas. La seconda, quanto è importante in mezzo al campo avere giocatori duttili, visto che oggi li hai messi anche in maniera un po' diversa, hai lasciato Fabian lì davanti alla difesa, hai fatto giocare due mezzi ali un po' più in maniera netta rispetto al passato. Sì, no, noi abbiamo iniziato in questa maniera qui, poi Fabian in passato questo ruolo aveva fatto delle grandi partite alternando qualche volta qualche errore nel tenere palla, perché a lui gli piace toccarla, gli piace un po' trascinarla questa palla, ecco, invece stasera ha quasi sempre giocato a due tocchi e lui le cose le vede, lui vede oltre il primo passaggio e riesce ad annusare da che parte poi c'è vuoto per andare a giocare, e se fa così può diventare un play importantissimo, perché gioca corto, gioca lungo, è fisico, perché poi quando si viene addosso è anche fisico, non è velocissimo nelle distanze ampie, però per quel ruolo lì lo può fare benissimo, ecco, è resistente. Poi è chiaro che avere Anguissa che qualche volta ci copre le spalle, che qualche volta arriva addosso e azzera tutto, a noi ci completa, perché gli altri sono giocatori più tecnici, Zelinski, Elmas, sono calciatori che hanno più fase offensiva che fase difensiva, però quando poi ci si comporta in questa maniera qui, che ci si abbassa tutti sotto la linea della palla e che si riparte con il fraseggio e con la velocità, insomma, le armi in possesso diventano diverse. E allora, queste le parole di Spalletti, gioioso, il giusto, non si sottrae, parla di un Napoli forte anche se ci sono, lo ha detto più volte, il campionato è pieno di squadre, o meglio ci sono alcune squadre che sono fortissime, che il campionato è molto lungo, e mi è piaciuto molto Spalletti quando dice ci sentiamo piacevolmente assediati dall'amore dei tifosi. Tra un attimo ascolteremo anche il capitano Insigne, perché nel frattempo ci dispiace molto ma non riusciamo più a contattare Antonio Giordano, che era dichiaratamente in viaggio, per cui lo sentiremo, o meglio appronteremo il filo diretto con lui in un'altra circostanza, ma dicevo ascolteremo anche Insigne. Però prima Antonio da Bologna ci scrive: tutti dicono che ADL non ha acquistato nessuno, ma gli altri chi hanno acquistato? Squadre che sono andate in Champions, quindi hanno preso soldi, non hanno acquistato nessuno, devo dire qualcuno ha speso e anche tanto, anche squadre piene di debiti incredibilmente hanno trovato il modo per indebitarsi ancora di più, ma quando mai rientreranno quelli questi soldi? Bah. Un altro amico scrive: io la penso come lui, ma non si può evitare di parlare di questi cori? Solo io mi gaso quando li ascolto, evitiamo di piangere. Beh, non è un pianto quello di alcuni che si lamentano dei cori, però va detto, ma è un analizzare un problema che oggettivamente non si riesce
a risolvere o non si vuole risolvere. Gino D'Aversa scrive invece: la Coppa d'Africa è sicuramente un problema, ma oltre la Juve incontreremo San Bologna, Salernitana e Venezia, poi gli infortuni Idem e Mertens oggi sono un problema ma forse saranno un beneficio a gennaio. A proposito di incontri, vi ricordo che la Serie A riprende in questo assurdo campionato iper spezzettato già oggi alle 18:30 con Bologna-Genoa, poi questa sera Atalanta-Sassuolo, gara molto interessante. Domani poi, sempre stasera in contemporanea, Fiorentina-Inter, squadra da seguire attentamente in chiave Napoli, e poi domani Salernitana-Verona alle 18:30, così come Spezia-Juventus, domani Cagliari-Empoli, Milan-Venezia, giovedì alle 18:30 il match del Napoli a Marassi contro la Sampdoria, in contemporanea Torino-Lazio, tanto giovedì sera Roma-Udinese. Queste le parole invece del capitano del Napoli Lorenzo Insigne, DAZN. Lorenzo, primi e davanti a tutti, da soli. Per ora non conta nulla. Sappiamo che abbiamo fatto una grande prestazione, una grande vittoria su un campo non facile. Questa è la cosa più importante. Dobbiamo ripartire da questa prestazione, rimanere umili con i piedi per terra e continuare a lavorare. La cosa che ha fatto impressione del Napoli stasera è la condizione fisica. No, io penso che tutti stavano bene, stiamo lavorando bene con il mister, come ho detto ci sta cercando di tirare fuori da ognuno di noi un qualcosina in più che noi abbiamo e dobbiamo solo tirarlo fuori e continuare su questa strada. E cosa hai detto a Osimhen che ti ha rubato il gol, possiamo dire così? No, non scherziamo, tra di noi ci sta, l'importante era fare una grande prestazione e vincere la partita, poi i gol arriveranno. Tra l'altro siete tornati dall'Est, erano le 4-5 del mattino, 4 gol comunque, è una squadra che ha questa testa. Sì, la cosa importante, ti ripeto, abbiamo fatto una grande prestazione, che ti ripeto, non è facile venire a Udine e fare 4 gol, però ora dobbiamo stare concentrati perché tra 3 giorni abbiamo una partita difficile a Genova e dobbiamo prepararla nel miglior modo possibile, perché pure loro vengono da un buon risultato di Empoli, saranno motivati e noi dobbiamo lavorare e prepararla bene. Guarda Lorenzo, ti faccio vedere questa grafica, sono le statistiche del 2017, del 2018 e quelle di quest'anno. Sono uguali, identici, in quella stagione arrivati secondi in classifica. C'è qualche analogia oltre i numeri nel gruppo? No, i numeri ci stanno, però non possiamo pensare ai numeri. Se ci mettiamo a pensare ai numeri ci rilassiamo troppo e non riusciamo ad andare avanti. Ora dobbiamo solo continuare a lavorare e ascoltare il mister, che il mister ci sta dando tanto e noi dobbiamo seguirlo. Lui ha tanta esperienza, ha fatto bene dove è andato, noi lo seguiamo, ci sta tirando qualcosa in più rispetto a ognuno di noi per aiutare la squadra e ce lo dobbiamo mettere in campo e fare le prestazioni come stasera. E allora, queste le parole del capitano Lorenzo Insigne, a un centimetro esatto dal secondo gol in campionato quest'anno. Resta quota 1 alla classifica dei marcatori e il gol, il primo della stagione in Serie A del Napoli quest'anno sul rigore, ricorderete, contro il Venezia. Ne verranno tanti altri, ve li racconteremo a Marte Sport Live tutti i giorni. L'edizione serale, vi ricordo, questa sera torna protagonista alle 19 alle 20. Saluto Soriani, saluto gli amici di Very Good che sono già pronti, che scalpitano, si mettono d'accordo gli ultimi accorgimenti, le ultime trovate, le ultime intese con la regia. Tra un attimo in onda da Massimo D'Alessandro è tutto, ciao.